Ciao, oggi vi propongo un video un po' diverso dal solito, passeggiando in mezzo alla natura. Sì, lo so, è un format utilizzato da ben noti YouTuber, ma non credo che qualcuno ne detenga il copyright, quindi oggi mi va un po' di uscire da casa e fare un po' una chiacchierata con voi all'aperto. Il tema che vi propongo oggi è il cosiddetto distro hopping, ossia il cambiare, il saltare da una distribuzione GNU/Linux all'altra. Molti vedono il distro hopping come una sorta di malattia, ma per quanto mi riguarda, nonostante il titolo che andrò a mettere a questo video, non ci vedo nulla di patologico, non ci vedo nulla di male, insomma. Penso che quasi ognuno di noi utenti GNU/Linux abbia attraversato una sua fase di distro hopping, quindi una fase in cui abbiamo provato ed installato prima una distribuzione GNU/Linux, poi eventualmente un'altra, poi un'altra ancora. Magari la nuova distribuzione Linux che abbiamo provato ci è piaciuta di più, quindi abbiamo deciso di installarla, di installare questa nuova piuttosto che quella che utilizzavamo. Oppure ci siamo resi conto che la distribuzione che utilizzavamo ci piace di più, quindi siamo ritornati su di essa. Oppure ancora ci siamo resi conto che una distribuzione vale più o meno come l'altra, perché in fondo si tratta dello stesso sistema operativo di GNU/Linux, no? E niente, non credo che esista persona al mondo che installi una distribuzione Linux al giorno da qui all'eternità, ma anche in questo caso vuol dire che si tratta di un hobby per questa persona, vuol dire che ha del piacere a passare il suo tempo in questo modo. Chi siamo noi per privare questa persona di un suo hobby? Come detto, non ci vedo nulla di male. Anzi, il fatto che abbiamo provato in una fase della nostra vita diverse opzioni ci ha permesso di conoscere, di esplorare, di conoscere le possibilità che il mondo GNU/Linux e open source ci offre e infine di scegliere la distribuzione Linux che ben più si adatta a noi. Comunque in questo video voglio offrirvi le mie idee, le mie soluzioni per questo distro hopping, quindi una mia cura, diciamo, no? Cominciamo andando a categorizzare le diverse utenze Linux e i diversi criteri di scelta di una nuova distribuzione nel saltare da una distribuzione all'altra. Cominciamo dalla prima categoria. Allora, di cosa si tratta? Di quali utenti si tratta? Di utenti che saltano da una distribuzione all'altra semplicemente perché vedono un diverso ambiente desktop, un diverso ambiente grafico. Ecco, se fate parte di questa categoria, mi dispiace, ma per voi non ho una cura. Probabilmente vi fermerete voi stessi quando avrete trovato il desktop environment che più fa al caso vostro, oppure un giorno vi renderete conto che non ha senso installare una nuova distribuzione Linux solo per ottenere un diverso ambiente desktop. Infatti puoi installare qualunque ambiente desktop, qualunque desktop environment o qualunque Windows Manager su qualunque distribuzione Linux. Quindi ha senso cambiare distribuzione? Sì, ok, se magari ti piace Pantheon potrebbe aver senso andare sulla distribuzione GNU/Linux su cui Pantheon è nato, ossia Elementary, oppure ti piace Budgie? E quindi vai sulla distribuzione Linux su cui Budgie è nato, ovvero Solus, cose di questo genere, insomma. Ma ripeto, puoi installare qualunque ambiente desktop su qualunque distribuzione Linux e puoi averne anche più di uno installato contemporaneamente. Tra un po' vedrete il fiume, mi sto recando al fiume che c'è vicino a casa mia. E niente, passiamo alla seconda categoria. Siete utenti GNU/Linux a cui non interessa tanto la differenza nell'aspetto grafico, ma piuttosto degli strumenti grafici che quella determinata distro vi offre per configurare tutto. Ecco, per voi sì, ce l'ho una cura. Si chiama MX Linux oppure OpenSUSE. MX Linux con i suoi MX Tools
oppure OpenSUSE con il suo pannello Yast. Direi provatele, provatele tutte e due, e una di queste due distro sicuramente sarà la vostra cura. Sarà il motivo per cui fermerete il vostro distro hopping. Terza categoria. Diciamo che a voi non interessa molto la differenza nell'ambiente desktop, magari già avete il vostro ambiente desktop preferito, non interessano nemmeno questi strumenti grafici. In fondo vi trovate benissimo con la distribuzione che state utilizzando da anni, l'avete configurata a modo vostro, però vi trovate un po' troppo nella vostra comfort zone. Vi annoiate, volete qualcosa di nuovo, magari una sfida. Ecco, la mia cura per voi è risalire l'albero genealogico della vostra distro. Ad esempio, utilizzate una distro basata su Ubuntu o su Debian? Ecco, utilizzate direttamente Mamma Debian. Sarà più difficile? Beh, un po' sì, ma niente di impossibile. Oppure, diciamo che utilizzate Manjaro? Bene, a voi tocca usare Arch Linux. Sarà più difficile? Beh, certo che sì. Ma se vi abituate alla distro madre, quindi più pura, tipo Debian oppure Arch, poi non avrete più motivo di saltare, che so io, da Ubuntu a Linux Mint, da Linux Mint a PopOS, da PopOS a MX Linux e così via. Saprete usare la vostra distribuzione madre come la distribuzione figlia, ovviamente. Quindi vi sentirete più indipendenti e non avete più bisogno di passare da una distribuzione all'altra. Passiamo alla prossima categoria. Diciamo che utilizzate probabilmente una distribuzione madre, Debian oppure Arch, o le distribuzioni figlie, non importa. Non sentite tanto il bisogno di provare qualcosa di nuovo, ma vi siete stancati del modello di rilascio della vostra distro. Ecco, sono arrivato al fiume, ve lo faccio vedere. Tanto sta anche piovendo, per questo non si vede nessuno in giro. Quindi dicevo, utilizzate una distribuzione madre oppure una distribuzione figlia. L'unico motivo per cui sentite l'esigenza di provare qualcosa di diverso è che vi siete stancati del modello di sviluppo della vostra distro. Utilizzate ad esempio una distro LTS, quindi a lungo termine di supporto, oppure addirittura Debian Stable, e vi siete stancato delle versioni vecchie presenti sulla vostra distro, sulle versioni vecchie dei programmi, volete programmi più aggiornati. La soluzione è chiara: passare a un modello rolling release, a una distro rolling release. Oppure il caso opposto, utilizzate già una distro rolling release e volete qualcosa di assolutamente stabile, quindi una distro LTS, non vi interessano più i programmi aggiornati, le ultime versioni dei programmi, volete semplicemente qualcosa di stabile. Andate su Debian Stable o quantomeno su distribuzioni LTS. La prossima categoria, quale potrebbe essere? Beh, siete utenti GNU Linux da anni, avete la vostra distribuzione Linux che usate tranquillamente, non sentite alcuna esigenza di cambiare distribuzione. Beh, voi non avete bisogno di alcuna cura, non avete bisogno di alcuna mia soluzione. Anzi, sai che c'è? A voi vi faccio vedere questa malattia, perché voi in fondo pensate che qualunque distribuzione valga più o meno come le altre. Si tratta in fondo di GNU Linux, no? Bene, ci sono alcune distribuzioni che sono uniche nel loro genere. Ad esempio, NixOS, Geeks, sono distribuzioni con un package manager, con un gestore di pacchetti molto singolare. Quindi utilizzare una di queste due distribuzioni è completamente diverso rispetto ad utilizzare le centinaia di distribuzioni che esistono. Dimenticavo una categoria che potrebbe essere la categoria di quelle persone che semplicemente vogliono imparare qualcosa. Intanto si è messo a piovere qua.
Niente, dicevo, la categoria di persone che semplicemente vuole imparare, perché si rende conto che su Linux c'è un mondo da poter imparare e sicuramente è possibile imparare rimanendo sulla propria distribuzione, ma altrettanto sicuramente esistono distribuzioni che più di altre ti insegnano. Perché è chiaro, tu puoi utilizzare Ubuntu oppure Linux Mint, ignorando centinaia di cose, ignorando tutto, e utilizzando la tua distribuzione semplicemente da principiante. Altre distribuzioni invece, solo per installarle, devi imparare, quindi sei costretto ad imparare. Ecco, per voi posso consigliare Arch Linux oppure Slackware. Una volta si diceva che se vuoi imparare Debian, installi Debian, se vuoi imparare Linux, installi Slackware. Oppure ancora Gentoo, oppure ancora Linux from Scratch, LFS. Ma dubito che andrete ad utilizzare Linux from Scratch per ogni giorno, essendo che dovreste essere dei maintainer della distro da voi stessi creata. E niente, questo è tutto per oggi. Vi saluto e corro a casa perché si è messo a piovere. Ciao da Clarintux!